Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Valentina e oggi sono qui per mostrarvi un modo moderno e divertente per utilizzare l'uncinetto. Realizzeremo insieme dei fiocchetti di cotone con cui ho personalizzato una semplice t-shirt di cotone. Se non vuoi perderti i prossimi lavori creativi e le ricette, ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella. E ora al lavoro! Avvia 4 catenelle, fai passare il filo intorno all'uncinetto e vai a lavorare una maglia alta nella prima catenella avviata. La maglia tenderà ad allargarsi, ma non preoccuparti, la sistemeremo a fine lavoro. Prosegui lavorando altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte nella prima catenella, poi lavora 3 catenelle e chiudile con una maglia bassissima nella catenella iniziale del lavoro. Lavora altre 3 catenelle e lavoriamo così l'altra metà del fiocchetto, esattamente come la prima. 3 maglie alte nella catenella iniziale, poi 3 catenelle e una maglia bassissima per chiudere. A questo punto taglia il filo, lasciando una codina lunga circa 8 cm e sfila il capo dall'asola, in modo da chiudere definitivamente il lavoro. Tira il capo iniziale per chiudere l'asola della catenella in cui abbiamo lavorato. Avvolgi i 2 capi intorno al centro del fiocco e assicurali sul retro con un doppio nodo, poi taglia l'eccesso di filo. Lavorati i fiocchetti non ti resta che armarti di una t-shirt già lavata e stirata e divertirti a disegnare il pattern che desideri. Io qui sto facendo una sfumatura arcobaleno perché domani ci sarà il Pride Torino e la indosserò con orgoglio. Decidi le posizioni dei fiocchetti e poi segna il centro con un pennarello che scompare con l'acqua. Ricorda che nella descrizione e nel post del blog trovi tutti i link ai materiali e agli strumenti usati. Con ago e filo cuci i fiocchi sulla maglietta assicurandoli al centro e sui lati e voilà, ecco trasformata un'anonima maglia bianca in un capo originale e pieno di personalità.